Allora, ragazzi, se io faccio. Allora, io adesso immaginate che io prendo una molecola di DNA, la sciolgo e stacco le due eliche, i due filamenti di DNA li stacco. E quindi io qua disegno soltanto un filamento, così. Il filamento si lega all'altro filamento grazie a quei ponti che vi ho fatto vedere. Cioè, se io metto un altro filamento qui, questi filamenti che c'hanno qua? Tutte quelle sostanze che ho detto che si chiamano basi azotate, che sono quattro, così. E qua mettiamo delle lettere, ad esempio qua c'è l'adenina, qui la timina, qui la citosina, G, A, T, A, G. L'ho messa a caso. Se qua c'è A, per legarsi con quest'altro filamento, che ci deve essere? Qua che ci deve essere qua? Qui la T, qui la A, G, C, T, A, T, no, e quindi C. Ok? Allora, questi qua si possono attaccare e si forma, poi se io faccio questo giro qua, cioè questo lo giro in senso antiorario, questo orario, che succede? Che si attorciglia come quello, no? E diventa, facciamolo vedere anche qua, così. Se lo vedo così si vede che è a spirale. Lo vedete? Allora, che succede? Avete mai sentito parlare di mutazione genetica? Che cos'è la mutazione genetica? La mutazione genetica, uno dei tipi di mutazione genetica che si possono avere, sapete qual è? Che al posto che cambia una di queste, una o più di queste lettere cambia. Per esempio la A si trasforma e diventa G. Se questo diventa G, questo non può essere più T, ma deve essere C. Basta questo cambiamento qui per determinare completamente un cambiamento nelle caratteristiche. Avete mai sentito parlare di ingegneria genetica? L'ingegneria genetica fa proprio, prendono il DNA, cambiano queste cose qui, l'ordine di queste basi azotate e cambiano totalmente le caratteristiche, per esempio, di una pianta. Per esempio, creano un pomodoro che resiste alla grandine, per esempio. Li può fare l'uomo, cioè l'uomo crea delle piante che resistono a determinate condizioni, a determinate cose. Però qual è il problema? Molti dicono non va bene, perché gli organismi geneticamente modificati che possono avere altri problemi. Cioè magari fanno male all'uomo. Cioè, magari resiste alla grandine, però poi lo mangio e mi viene il tumore. Capito? Quindi quello è il problema, che la genetica è rischiosa, cioè ha i suoi vantaggi, però se io agisco su queste cose qua, l'uomo agisce sulla genetica, può creare danni. Le mutazioni sono un cambiamento del patrimonio genetico della cellula. Vi ricordate, il patrimonio nostro genetico è quello delle 46 cromosomi, no? Se cambia quel patrimonio genetico, è avvenuta una mutazione, cioè una variazione più o meno estesa del DNA. Variazione del DNA, questa è mutazione. Mutazione in italiano che vuol dire? Variazione. Quindi cambia qualcosa. Mutazione genetica vuol dire che cambia qualcosa all'interno del DNA. Allora, le mutazioni sono legate a errori che avvengono nel processo di duplicazione del DNA, cioè nel momento in cui il DNA si deve duplicare per dare altre cellule, si possono avere degli errori e quindi delle mutazioni spontanee per errori che si hanno durante la duplicazione del DNA. Quindi non l'abbiamo generate noi. Esistono più tipi di mutazioni che riguardano parti diverse del genoma. Genoma vuol dire tutti i geni. Allora, il gene non vi ho detto che cos'è, il gene è un pezzettino di DNA, quindi se io prendo soltanto questo pezzettino qua di DNA, è un gene, ok? È solo un quindi quando, no il genio, quello è il genio della lampada, questo è gene, il gene è un pezzo di DNA, gene, da cui viene il termine genetica, da gene.
Allora, le mutazioni si classificano in geniche, cromosomiche oppure tre genomiche. Ora vediamo che vuol dire. Allora, le mutazioni geniche, le prime, sono quelle che riguardano una variazione nella sequenza delle basi, quella là che vi ho fatto vedere prima. Questa qua è una variazione genica, cioè quando cambiano queste basi azotate. Genica, perché avviene all'interno dei geni. Genomica è down, ragazzi, nel numero di cromosomi. Da 46 nel down, il down quanti cromosomi ha? Invece di 46 ne ha? 47, ne ha uno in più. Dove esattamente? Alla 21esima coppia, ok? Quindi, allora, questo per esempio down, geni che abbiamo visto, vuol dire che cambiano i geni. Invece cromosomiche sono alterazioni della struttura di un cromosoma, cioè variazioni della sequenza dei geni. Allora, vi ricordate, il cromosoma è fatto a X. Allora, se io prendo questo pezzo qua di cromosoma, lo tolgo da qua e lo sposto qui, ho una mutazione cromosomica. Cioè prendo un pezzo di cromosoma e lo sposto qua. La forma più diffusa di albinismo, per esempio, l'albinismo, che cos'è l'albinismo? Capelli bianchi, quello lì, è causata da una mutazione di un gene coinvolto nella sintesi di un enzima indispensabile alla produzione della melanina. Cioè praticamente succede questa mutazione, non produce più melanina. La melanina è quella che dà il colore scuro ai capelli e escono i capelli bianchi. Nasce direttamente con i capelli bianchi. Fra le mutazioni geniche che colpiscono le cellule somatiche, cioè le cellule del nostro corpo, particolarmente studiate sono quelle che determinano i tumori maligni. I tumori maligni sono mutazioni, cioè delle cellule che a un certo punto vanno in tilt e si iniziano a duplicare in maniera abnorme, non normale, ok? Quello è il tumore. Queste mutazioni interessano geni che codificano proteine che inibiscono la riproduzione cellulare. Il risultato è la produzione di proteine che non sono più in grado di controllare la riproduzione cellulare. Le cellule vengono prodotte, ecco perché poi succede che i tumori, se non vengono curati, crescono e poi possono determinare la morte dell'individuo. Vedi? Le mutazioni cromosomiche sono alterazioni della struttura di un cromosoma, questa qua. Allora, qua sicuramente fa qualche esempio di malattia dovuta a mutazioni cromosomiche, vediamo. Queste alterazioni sono chiamate anche aberrazioni cromosomiche, si verificano durante la meiosi, in particolare durante il crossing over. Vabbè, questo non l'abbiamo visto, poi quindi lo saltiamo. I casi più comuni sono la duplicazione, la delezione o l'inversione di un frammento di cromosoma. Allora, quello che vi ho fatto qua è l'inversione di un frammento di cromosoma, cioè il frammento che si trova qua si inverte e va qui. Questo è un esempio di inversione cromosomica. E poi abbiamo visto, le mutazioni genomiche sono quelle che determinano per esempio la sindrome di Down.